Ovvio che il primo punto, avremo due punti fondamentali per i primi giorni. Il primo è quello del debito, del bilancio. Abbiamo sentito durante questa estenuante campagna elettorale che a seconda di chi parlava o il debito era ingestibile, 700, 800, 900 milioni o zero. Quindi quello che sarà da fare è fare un vero bilancio consolidato e capire l'esatta entità del debito. Quello che faremo come prima cosa sarà comunicarlo a voi. Perché se insieme ci saranno da prendere delle decisioni, popolari o impopolari, mettere una serie di priorità agli interventi da fare, dovremo farlo insieme. Questo penso che sia fondamentale. Il secondo punto è ovvio quello dell'inceneritore. Quindi anche qui aprire subito un tavolo insieme a IREN, trovare quelle carte che non abbiamo mai trovato per tanti anni e insieme a loro e la famigerata olandese di cui abbiamo tanto parlato, trovare degli accordi. Noi vogliamo avere una via d'uscita insieme a loro, senza fare perdere posti di lavoro a nessuno, ma trovando una soluzione che tuteli prima di tutto la nostra salute e in secondo ordine anche che dia un esempio a tutta Italia di quello che si può far bene con una raccolta differenziata porta a porta, avere un residuo bassissimo. Questi sono i nostri primi due punti insieme a quello che da sempre è la trasparenza, perché quello che dovremo fare per i prossimi anni è farvi partecipare. Io spero che l'affetto che abbiamo sentito in tutti questi giorni, agli ultimi incontri strapieni, rimanga nei mesi e negli anni, proprio perché se da parte nostra c'è tutta la disponibilità a farvi partecipare, a farvi vedere le carte, a farvi dare un aiuto concreto, perché di aiuto ne avremo bisogno. Questo è sicuro, che avremo tanto bisogno del vostro aiuto, di tutte le piccole e grandi competenze che i cittadini di Parma possono darci. Quindi noi dal primo giorno cominceremo a lavorare con voi. Io penso che potremo dare l'esempio all'Italia e all'Europa di quello che si può fare lavorando insieme, a piccoli passi, parlando da persone normali, senza essere dietro una cattedra. Ovvio che dovremo imparare tanto. Io penso che tra tutte le persone che manderemo in giunta, che saranno in consiglio comunale, sarà quello che dovrà imparare di più. Però io dal primo giorno sarò al vostro servizio e cercate anche di essere voi al mio, proprio per avere un aiuto. Io vorrei ringraziare prima di tutto tutte le persone che ci hanno votato, tutte le persone che sono qua, ma anche le persone che non ci hanno votato, perché se da sempre diciamo che saremo la giunta, il consiglio comunale di tutti i cittadini, anche di quelli che non ci hanno votato, noi lo pensiamo da sempre, sarà proprio così. Noi attendiamo tutte le iniziative che ci daranno le mozioni anche del gruppo di minoranza, e pensate che maggioranza e minoranza è un concetto relativo, perché quando si vota qualcosa in consiglio comunale più voti ci sono e la divisione si può far scomparire. Noi questo l'abbiamo detto da sempre e noi vogliamo lavorare veramente insieme agli altri, perché che esempio potrebbe essere proprio quelli che hanno il più alto il numero di voti a favore in consiglio di una mozione. Noi non vogliamo fare ostruzionismo, fare quelli che noi portiamo avanti i nostri temi perché abbiamo i numeri. Ci sono tanti punti dei programmi di tutte le liste che concorrevano a queste elezioni che sono in comune. Io spero che tutti dimostreranno la stessa voglia di fare le cose insieme di cui si è tanto parlato in queste elezioni. Noi siamo qui per fare questo. Spero che ci siano anche loro e ci siano tutti gli altri. Guardate, Non la voglio tenere lunghissima, perché chi mi conosce lo sa, non è che parlo ore e ore, cioè insomma volendo anche, però non mi sembra questa la sede. Però volevo prima di tutto ringraziare e anche far parlare alcune persone del gruppo, perché se noi abbiamo sempre parlato insieme.
Non l'abbiamo fatto per facciata, per dare l'idea di quelli che erano il gruppo. Penso che siamo stati gli unici a avere una foto nei manifesti con tutto il gruppo, ma perché non l'abbiamo fatto per piaccioneria, l'abbiamo fatto perché il gruppo è una cosa importante, è importante quando si va in consiglio comunale ed è importante fare gruppo anche con tutti quei cittadini, quelle associazioni che vorranno lavorare insieme a noi. Quindi ci tengo a dare la parola a loro. Prima di tutto ci tengo, quindi nei ringraziamenti, oltre ad aver ringraziato tutti quelli che sono qua oggi, quelli che ci hanno votato, che non ci hanno votato, tutto il gruppo che ha lavorato in questi mesi. Noi abbiamo iniziato ad agosto dell'anno scorso, che sembrano un milione di anni fa, togliendoci il tempo dalla pelle, da quello che erano il nostro tempo libero e che libero non è più stato e mai più sarà per i prossimi 5 anni, secondo me. Però era importante ringraziare tutto il gruppo, tutte le persone anche della regione. Noi qua abbiamo già persone di Bologna, di Reggio Emilia, di Modena e altri, scusatemi se non li ho viste, magari non riconosco. Però proprio perché è un gruppo unito, quello dell'Emilia Romagna e del Movimento 5 Stelle, non serve un direttivo, non servono grandi organizzazioni come ci danno l'idea i partiti, voi non siete organizzati, ci serve conoscerci e lavorare insieme.